La Madonna del Magnificat è un dipinto di Sandro Botticelli del 1481 conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Non possediamo certezze riguardo i committenti della tavola, che essendo circolare richiama le opere appese nelle anticamere o nelle camere da letto del periodo, ed è probabilmente un'opera per la devozione privata familiare. La prima menzione certa del dipinto risale al 1784, quando Ottavio Magherini vendette il capolavoro agli Uffizi. Nella pagina sinistra del libro si leggono alcune parole del Benedictus di Zaccaria, marito di Elisabetta, riguardo la nascita del figlio Giovanni Battista. La ricchezza di allusioni al Battista, patrono di Firenze, ne fa un lavoro di ambito fiorentino. Alcuni hanno pensato che il committente fosse Piero dei Medici, figlio di Cosimo il Vecchio, e che i personaggi che animano il dipinto non siano altro che icone dei membri della sua famiglia. Maria quindi avrebbe la fisionomia della moglie di Piero, Lucrezia Tornabuoni. Il giovane con il calamaio del figlio Lorenzo, con accanto suo fratello Giuliano. L'angelo che li abbraccia, vestito di rosso, sarebbe la figlia Maria, mentre le sue sorelle maggiori, Bianca a sinistra e Nannina a destra, sorreggono la corona. Il bambino in fasce dovrebbe essere la piccola Lucrezia, nipote di Piero e figlia di Lorenzo il Magnifico. La Vergine, col bambino sulle ginocchia, è incoronata da due angeli mentre sta scrivendo su un libro le parole del Vangelo di Luca, Magnificat anima mea Dominum, il verso iniziale del cantico con cui Maria, durante la sua visita a Santa Elisabetta, ringrazia il Signore per essere stata scelta come strumento per permettere l'incarnazione di Dio. Varia e ricca la simbologia presente in questo capolavoro. Interessanti innanzitutto i codici gestuali. Il bambino poggia la manina sul braccio della madre e lo guida, simbolo del perfetto accordo tra Dio e la sua prescelta. Il viso di Gesù è rivolto verso l'alto, a significare la sua natura celeste e la sua appartenenza alla dimensione divina. Con l'altra mano Maria e il bambino tengono una melograna, simbolo della passione, in quanto i chicchi sono icone stilizzati delle gocce del sangue versato per la redenzione dell'umanità. Inoltre questo frutto è simbolo di regalità e di fertilità, in quanto sulla sommità forma una specie di corona ed è ricco di semi, e di unità della Chiesa, simboleggiata dai chicchi tenuti insieme sotto la scorza. Già anticamente la melograna era un simbolo di rigenerazione e immortalità. Secondo un mito, l'albero del melograno sarebbe nato dal sangue di Bacco, ucciso dai titani e riportato in vita da Rea, la madre di Giove. La melograna è legata anche al rapimento di Proserpina da parte di Plutone.
quando la melograna appare in mano alla Vergine e simbolo di castità. Due angeli incoronano la Vergine con un diadema d'oro, simbolo di perfezione, ricoperto di stelle. Sul capo della Vergine si spandono i raggi della luce riflessa di Dio, rendendola la stella del mattino. Esseri celesti reggono un libro e un calamaio, e la regina degli angeli stringe un pennino intinto d'inchiostro col quale scrive, insieme a suo figlio, la nuova storia del mondo, prestando la sua mano alla parola ispirata dal Figlio di Dio. Indossa una veste rossa coperta da un mantello blu scuro e finemente decorato. Per il popolo di Israele il blu ricorda l'accettazione della volontà di Dio. Fedele figlia di Sion ha realizzato la chiamata all'obbedienza che Dio aveva chiesto agli israeliti. Nell'iconografia il blu rappresenta la trascendenza, il mistero, il divino e la regalità, visto che solo gli imperatori potevano indossare mantelli di quel colore, prodotto dalla costosissima porpora. Il rosso è simbolo dell'umanità, della contingenza terrena e mortale. Maria, con abito rosso e manto blu, simboleggia il fatto che la divinità avvolge in un abbraccio di amore fecondo e protezione la sua umanità. Interessanti anche le decorazioni della cornice in cui emergono le pigne. La pigna è dall'antichità simbolo di fecondità, maturazione e riproduzione dell'energia femminile. Come l'uovo, rappresenta il cuore del mondo ed è un simbolo di centro. È stata fatta anche un'ulteriore lettura simbolica del dipinto. Il Magnificat è stato definito il manifesto dell'arte alchemica, cioè l'arte di rappresentare per simboli alchemici, metafore e allegorie il cammino dell'anima verso la perfezione. La filosofia ermetica, correlata con l'arte alchemica, rimanda a un complesso di dottrine mistico-religiose e filosofiche di autori greci del II secolo d.C. Il monaco Leonardo da Pistoia scoprì 14 libri del Corpus Hermeticum e, ritornato a Firenze, li consegnò a Cosimo de' Medici, che nel 1463 incaricò Marsilio Ficino di tradurre l'opera dal greco al latino. Questi scritti si diffusero ampiamente nell'età rinascimentale e influenzarono molti artisti dell'epoca. Secondo questa teoria, i vari colori dei vestiti degli angeli sono simboli delle fasi da cui passa lo spirito prima di purificarsi. L'angelo vestito di nero rappresenta la nigredo, la prima fase della trasformazione alchemica. Quello in bianco l'albedo. L'angelo in giallo la citrinitas. E l'angelo in rosso la rubedo, ultima delle fasi prima della trasformazione nella pietra filosofale, capace di risanare la corruzione della materia. Nell'alchimia cristiana il colore rosso equivale alla Pentecoste, ossia alla discesa dello Spirito Santo sulla terra in forma di lingue di fuoco. Il bambino è avvolto in una stoffa completamente bianca senza l'influenza di altri colori, simbolo del fatto che la purezza del suo spirito è totale e tiene in mano il simbolo della pietra filosofale.
Il dipinto sintetizzerebbe quindi l'intero processo di sviluppo delle potenzialità ed elevazione spirituale dell'individuo, grazie al potere di trasformazione detenuto nelle mani della divinità.